Vieni qua. Hola amigo, benvenuto a questo stream. Ti avevo promesso una sorpresa. Questa è una sorpresone in verità. Intanto ti dico dove sono. Sono nel quartier generale di Pearl, come potrai vedere ci sono tutte batterie. Il nuovo quartier generale di Pearl, che è cambiato da quando mi hanno fatto una bellissima sorpresa. Quando io ho cominciato a usare i loro strumenti, mi hanno chiamato e mi hanno detto dai vieni qua da noi a Vicenza che ti diamo la batteria, poi andiamo a mangiare fuori, dico va bene. Allora mi hanno fatto questa sorpresa, arrivo qua e abbiamo fatto un unboxing della batteria che poi vedi in tutti i miei video. Live, io non me l'aspettavo perché avevo visto solo gli unboxing tipo di Vinny e non ce n'erano tanti giorni, ma a me me lo fate fare l'unboxing, figata. E oggi il titolo di questo video è unboxing a sorpresa, perché sono felice di essere qua, di poter essere io a raccontarti questo momento, perché è un momento secondo me importante. Ci sarà qui un artista, un amico direi, una persona che mi ha sempre supportato tanto anche col mio canale, che ha offerto tanti contenuti a tutta la community dei batteristi, è un numero uno assoluto. E allora lo invito perché tra poco l'unboxing della... Questo è il suo cartone, vediamo già, fai già un po' vedere Jacopo cosa succede qua. Il maestro è nascosto dietro al cartone, ma a sto punto se sei pronto puoi uscire. Eccomi! Eccolo qua ragazzi, il maestro Golino. Ciao Corrado. E allora ci rivediamo sempre. Senti, possiamo a sto punto stare anche in piedi perché ti tocca lavorare. E mi tocca lavorare. Allora ufficializziamo, Alfredo sei diventato un uomo Pearl. E ne sono felice. E ne sei felice, sì, te credo. Qua c'è una batteria. Facciamone uno solo di unboxing, sì, perché sennò no, se dobbiamo spacchettare tutto, siamo tre giorni. Che qui ne c'è dici? tutti i cioccolatini, esatto, le caramelle, i pasticcini. Esatto. C'è l'albero di Natale lì. L'albero di Natale. Senti. Dai, io sai che tanto non ho che ancora visto io quello che mi arriva. No, te credo, so sorpresa. Che è una novità assoluta, ma muoio dalla voglia di vedere che c'è. Dai, allora cominciamo. Ma Nick lo chiamiamo a darci una mano. Se, tutti, la famiglia Pearl, chi ha completo. Intanto ragazzi, se si vede, si sente, ecco. Avvisatemi, mandatemi messaggi, commenti. Vedi? Questo potrebbe essere... Attenzione. Io vi guardo intanto. Allora, dai. Io vi guardo. Dal primo tom, voglio vedere. Vediamo, è nel piccolo questo tom. È una tom. Sorpresa anche per me. Dal piccolino. Tra l'altro sono tornato a usare anche l'8. 8, 3 10, 12, 14, 16. Secondo me allora ti puoi sbattere questo. È proprio l'8. Questo è l'8, vedi? È una sorpresa anche per me perché mi hanno detto. Ma come che mai? È ti una ha convinto cosa... Jacopo. Ha convinto Jacopo con i suoi 8 pollici. Per il tombo da 8. No, è stata la prima richiesta che gli ho fatto. Ma dai, davvero? Sì, sì, perché sai che io sono strano. Ma che modello è? Aspetta, Nick, che ti avvicino al microfono, che parli anche te. Che modello ha scelto il maestro Golino? Maple Gum, quindi novità assoluta. Beh, Alfredo. Ma il colore? Il colore... No, il colore... Colore bianco, vedi? guarda, voglio... è un colore che voglio vederlo anch'io perché mi hanno detto che è bellissimo. E quindi siccome mi fido che è bellissimo... Questo arriva dal Giappone, Nick? Questo arriva proprio fresca. Fresca dal Giappone. Ah, questa... già sabbiate le pelli. Aspetta, faccio proprio... Attenzione, adesso via l'acero. Ciao! 5 strati... adesso 6, quanti strati ci sono? Bello! Guarda che meraviglia! Che meraviglia! Bellissimo! Vintage! Colore fantastico. Com'è la definizione? Gold Oyster. Platinum? Gold Oyster. Bellissimo. Un tocco di dorato. Ostrica... oro e... C'ha voglia di suonare già. Vediamo se l'hanno già intonato. Sì, l'hanno già intonato. Siamo a 500 spettatori. Niente male perché... Bello sto colore, veramente. Molto bello. M'hanno consigliato bello. Loro perché mi hanno detto, vedrai che no, ti piacerà figo. Molto. Se guarda palco... Sì. Ma poi hai visto che bello sto showroom qua? Bellissimo. Prima qua non c'era questa roba qui. Non so, io non ho mai visto di showroom così delle molto batterie. Bello. Qua bisogna farci delle cose, qua bisogna ci saranno delle sorprese. Perché... Bellissima, ragazzi, guardate che splendore. Vai, procediamo. Vai, andiamo avanti. Dai che vi aiuto anch'io a spacchettare. Beh, le meccaniche... Dove ho messo la... Te l'ho rubato io. Tieni, Alfredo, fallo tu perché... No, è sì, è come sciabolare il vino. Io vado. Questo è un seggiolino. Seggiolino no, dopo. Questo, via. Tom da 10. Ok, Tom da 10, vai. È già aperto il tom da 10.
Nick, ti do un attimo il microfono, così parli un po' tu col maestro, che se ti fa domande specifiche... Quindi questa, diciamo, è una novità. Una novità, esattamente, perché questa combinazione di legni nasce da un'idea, a parte un po' vinta sull'albero della gomma, però è una nuova arrivata, ecco. Poi c'hai i die cast, giusto? Die cast, esattamente. Molto bello. Il colore è eccezionale. Ah, mi stava cadendo, bene. Il colore. Ce la facciamo? Da 10. Oh, andiamo. Sacchete. E vai. Guarda che meraviglia. Perfetto. Guarda come stanno bene vicino, guarda. Perfetto. Poi direi di andare con col 14. 14. Vai. Vai lui. Corrado, hai visto che sorpresa? Sì. Allora, ma guarda che, però diciamolo, non sono stato io, Alfredo. Cioè io l'ho scoperto, me l'hanno detto, guarda che, hai capito, non è colpa mia, questa cosa qua. Però guarda, alla fine voi sapete benissimo che gli strumenti hanno sempre un'attrattiva. Questa è una cosa che uno pensa, a volte tu sei a letto che stai per dormire e pensi, ma ho sentito, ho visto delle perle, mi è piaciuta e basta, e sei attratto. Sì, una, no, una scintilla. Poi si devono creare le condizioni, che certo, fortunatamente certo. Si sono create. Bene. E poi io non sapevo, per esempio, che tu eri... un collaboratore sì. Di quelli sì io sai questi eventi quando si può sì il primo poi sai quando ci sono delle cose da fare a me piace l'idea di fare delle cose con i marchi di poter beh mi hanno portato in giro abbiamo fatto date ma al di là di quello è il fatto di fare cose sempre di continuare timpano a terra guardate che splendore ma devo dire che il colore è fantastico funziona bene. È un colore vintage, ma nello stesso tempo nuovo. Esatto. Vero? Esatto. Perché è un colore tra il beige, c'è cioè un po' di arancione dentro, champagne. Giusto? Adoro. Meraviglioso. Bellissimo. Collaudiamo anche il timpano, vai. Ok. Alfredo, ma usi... ti ho visto usare un doppio pedale, era così? Sì, ogni tanto, infatti c'è anche il doppio pedale, qua, mancino, qua. Perché mancino. Hai capito? Doppio pedale mancino. C'è anche il tappeto, ragazzi. Sì, ma... Qui Pearl fa sul serio, anche loro fanno sul serio. Ma tu l'hai vista la loro camionetta rosa con scritto Pearl? Ce l'avete ancora o l'avete già rottamata? Dove l'hai parcheggiata? Nascosta. Nascosta. Fantastico. Questo che è timpano, rullante. E qui abbiamo 16. Allora, Tom da 12. Abbiamo il 12. Tom da 12. Cioè, una custodia di un tappeto non l'avevo mai vista, devo dire la verità. Lo trovo che è tra l'altro tappeto, c'ho più grande ammocchiati. Mi hanno detto i pirlisti specializzati che c'è il tappeto grande per la batteria più grande, questa completa, è il tappeto più piccolino, vero? Da jazz. E questo è il tappetone. Ma quindi ti farai anche un kit da jazz, sicuramente. C'ho anche un kit cassa da 20, due tom e timpano, ma posso dirlo che io oggi sono arrivato qua, la cosa fantastica che poi vedi, ti dimostra che noi batteristi poi siamo dei appassionati dei tamburi, no? Io appena sono entrato, ciao, oh, che bello il posto così, ho visto quelle batterie, queste. Sì, vintage. E ne ho comprata una. Hai capito? L'ordine, vero, bellissimo. Cioè, confermato, no? Confermato, ordine, confermato. Domattina parte l'ordine. Parliamo di questa. Sarà di un altro colore, cassa da 20, tom, timpano e rullante. Subito, io sono entrato e ho perché comprato. Perché Nick non ti vende la sua bianca? Perché questa è, non ce ne sono più e non me la vende, ma io la posso anche rubare poi in seguito. Sì. Questo è il Tom da 12. Guardate che tutto completo, vai. Ci manda poi il 16 la cassa. Però ci sono, voi mi garantite che ci sono.
Comunque, capito, Corrado? Comprato, già comprato. Fatto bene, ma se la fanno con la 24, mi pare che la faccia. C'è anche 24, 24 sì. No? Adesso arriverà in catalogo, arriverà. E allora aspettiamo. Arriverà. Allora, vediamo un po' come la situazione si è calda su YouTube intanto, va. Che andiamo a chiamare anche gli amici di Facebook. Questo? Apriamo il 16. Ce la fai? Mi sa che ci conviene girarlo. Esatto. Guardate come sono organizzata, anche i seggiolini, No, ma poi sono di una comodità. Ma poi tra l'altro, siccome io uso anche lo schienale, mi hanno già predisposto per poi mettere lo schienale. Sai, i vecchietti usano gli schienali. Ma te da 20 anni usi lo schienale. Sì, ma ricordo che a lezione mi hai detto: se tu impari a suonare con relax con lo schienale. Ma poi sai, io sai perché l'ho cominciato a usare? Per la cervicale. Che c'è stato un periodo che avevo delle crisi molto forti, mi girava la testa con le luci, poi mi si accentuava sul palco. Allora trovai queste scamotate, poi mi sono abituato e trovo che sia eccezionale. Ti appoggi anche il basso lombare. Sì, va bene. Timpanone. Apriamo anche questo, vai. Aspetta, ok. Andiamo a invitare un po' di amici nel resto del web. La mia in diretta. Ah, sei in diretta dove? Su Instagram? Bravo. Poi sai che ho notato questo colore, più il tamburo è grosso è ancora più bello il colore, Sì, è vero. Vai, giriamo. Vuoi mettere i piedini anche? C'è Franco, grande. Ma di chi è sta batteria? Ma come di chi è sta batteria? Del maestro Alfredo Molino, ragazzi. È mia e non do niente a nessuno, Non do niente a nessuno. Di chi deve essere? Ma questa è la prima che è arrivata qua? Allora, di questa colorazione sì, la prima era questa Maple Gum, che è la stessa serie, però di questa colorazione... Perfetto. Con queste strisce appunto orizzontali. Facciamo venire anche i ragazzi di Facebook, dai. Vai. Che sennò che stanno lì a guardare uomini e donne? No. Guardate, chi l'ha visto? In questo caso guardano uomini e uomini. Esatto. Eccole qua. Oh, guarda che meraviglia. Allora, il 12 lo mettiamo sul 16. Il 10 lo mettiamo sul 14. Direi che è il momento della gran cassa. Dobbiamo farla la gran cassa. Assolutamente. Gliela puoi montare anche da destro, Nick, tanto la suono uguale. Quando è che avevi suonato da destro? A Sanremo avevi suonato con Iolo, ti ricordi quando avevo il gruppo con Iolo? E come? No, raccontato con Cesare che avete a un certo punto c'era la cosa di decidere, siccome io sentii che quando c'era la postazione dell'orchestra i suoni si sentiva tutto bene, quando mettevano i gruppi aggiunti il messaggio, allora detto, ho suonato sulla batteria del mitico Restuccio. Sì, c'era lui, primi anni 90, cos'era? Fine 80, primi 90. E feci l'esibizione, mi torno, anche, oh, guarda che organizzazione. Sì, c'è tutto. C'è anche bravo. Il cuscinone, vedi? C'è tutto. Super cuscinone. Perfetto. Ecco, e vedrai che ti daranno la salvietta, che ti daranno ancora, la non lo so, ma che la cappadoio, la felpa, la tazza la tazza tutto. Per bere, non la tazza. Senti, la tazza con quella taglierina sei pericoloso, però no, è pericoloso, lo so. Poi finalmente sono tutti montati gli strumenti, come odiavo quando arrivavano gli strumenti che dovevi montarli. Mi sa che è già mezza accordata anche, attenzione che cadono le meccaniche, che c'è tolta. Hai paura di accordarla da capo. Aspetta, Senti, ma intanto che ci sono un po' di spettatori, ne approfittiamo. Dici qualcosa su come tu l'accordi la batteria, come piace a te, che è un topic interessante questa cosa. Tu sai che io... Io ti ho sentito suonare su batterie di tutti i tipi. Però tu sai che io sono abbastanza brutale con l'accordatura, no? Non è che seguo una regola... La regola principale che seguo io è l'orecchio e basta. L'orecchio. Non mi pongo il problema 2, 4 sotto... Prima di tutto, sai, lo strumento, ognuno ha un sistema diverso di suono, no? Il posto e tutto. Quindi io mi baso sul mio gusto dell'orecchio in quel momento. Sì. Poi l'unica scelta che faccio in base alla musica che devo suonare, se stare molto giù,
Per esempio a me i tom piacciono abbastanza giù. Sì, anche il rullante comunque lo tieni mediamente abbastanza lento. Però comunque poi l'orecchio secondo me completa veramente l'accordatura, perché non c'è una regola. Per me la regola matematica non c'è. Sì, sì, sì. Questo è... Bella! Guarda che meraviglia! Bella! Ah, per 22 per 16? Sì. Basta queste casse lunghe, ragazzi, basta! Soli risparmiate capelli, sul legno! Soli capelli lunghi! Chi ce li ha? Che meraviglia! C'è un pedale, così sentiamo in diretta come l'hanno accordata. Guarda, io vedo proprio il tuo. Il mio singolo. Che meraviglia! Aspetta che... Alfredo ti saluta Emanuele Rinella. Saluti Emanuele. Emanuele mi segue sempre e segue anche te molto. Di fare spazio. Bello comunque, stiamo facendo un bel video, ragazzi. Funziona, eh? Sì. Mi sta poi piacendo. Queste cose molto informali, no? Sì, funzionano. Sì. Behind the scene, si dice. Vediamo com'è accordato, se io non la tocco più. Puoi girarti di qua, Alfredo. Sì. Sì, la mettiamo girata di qua, così stai più là. Aspetta che metto il puntale, ecco qua. Hola amigo! Così? Sì, mettiamola così. Ecco. Ma chi è quel bell'uomo là in mezzo? Ma ragazzi, questa gigantografia è spettacolare. Ce ne vorrà una che con Alfredo poi, eh. Sarà ora di farla, sì. Guarda che meraviglia. Tanto quando ci saranno le nuove che faremo qui, ci saranno delle sorprese. Bene. Faremo anche delle foto. Assolutissimo. Il pedale. Ma qua fanno delle cose. Hanno bello. Fatto una cosa proprio bella. È perché tutte le perché foto dei kit sono le, perfette. Le fanno loro, sì, hanno tutto il setup, studio, luci. Sì. Bravi. Okay. Notare. Vuoi il doppio pedale? La piastrina di metallo. Per il pedale. Ah sì, per evitare che perfetto, si. Perfetto, vedi? Non forato. No, questo è il doppio, no? Vuoi singolo? Singolo. Dove sta? Mettiamo il singolo per... Singolo è qua. C'è chi dice, Alfredo ti seguo dal Sim a Milano, anni 80, quando suonavi con Mattiato. Vedi come svelano l'età, eh? Mannaggia la miseria. Eccolo qua il singolo. Red Line, eh? Sì, sì, vabbè. Ho fatto un casino qui col microfono. Dove me l'avevi messo il microfono? Sulla giacca, mi sulla giacca, lo togliamo dalla giacca. Aspetta. Eccolo qui. E voilà. Ovviamente, mancino. Ah, ma mettilo qua così va bene. Anche se si vede il filo, non si offendono i tuoi follower. Ah, vai. Perfetto. Vediamo com'è. Prendo sto seggiolino io, Yes. Ma questi qua saranno degli spam clamorosi. Ah, okay. Li banniamo tutti dopo, vai tranquillo. Questo è l'unboxing degli unboxing. Questo è... Sì, sì. Oh, comunque no, ti dico, io ne ho sempre visti pochi, mi piacciono da matti. Mi piacciono da matti questi video qua. Allora, no, ma perché è come quando tu compri qualsiasi cosa, no? Che ti arriva una cosa, la libidine di aprire... fare e respirarti l'odore del nuovo, no? È come vi ricordate la prima macchina, no? Quando tu compri la macchina, certo. Che ha quell'odore particolare, no? Assolutamente. C'è una chiavettina qui per le memorie. Voilà. Pedale bello fresco. Ti do quella stay head o ne apriamo una? Ma forse ce n'è una. No, anche con quella lì, sì, più rapido. Eh sì, faccio una cordatina veloce. E ti rubo due piatti qua là, Yes. Bisogna alzare un po' quell'asta lì. Questo tom da 10 accordato basso, che profondità che c'è. Cassa perfetta. Staccare qualche... vabbè, oh ragazzi, non so come sentire. Si sparpaglia un minimo. Beh, ma...
Ciao. Visto che abbiamo anche l'otto. Sì, sì, tanto facciamo operazione completa. Per me è il momento più bello questo. Distorcio un pochettino, dicono, il suono. Magari proviamo a... Sai che facciamo? Forse riesco a abbassare l'audio da qua? Sì. Proviamo, Adesso proviamo a risolvere. Senti? Infatti facciamo così. Dammi il microfono che facciamo, lo allontano da te perché sennò distorge. Se lo mettiamo un po' più lontano, alza un attimo. Boh. Sì, sto indietro. Ti do un hi-hat. Sì. Sto abbassando i gain di brutto, sto abbassando. Ragazzi, tantissimi armonici perché sto usando dei microfoni che non sono fatti per fare questa cosa, eh. Il maestro lo facciamo suonare. Deve suonare più piano. È un penista. Facciamo una cosa, Jacopo. La faccio brutale. Vai. Ci sta. Provo a suonare così, ditemi come. Sì.
Poi ovviamente ci saranno dei video di alta qualità audio, quindi è una presentazione. Bravo. Compri, apri. Questo è quello che è out of the box, come si suol dire. Il modello della batteria è la Maple Gun. Vi faccio un'ultima colonna sonora, vai. Mentre si risponde alle domande. Superato. Se vogliamo salutare un po' di gente, aspetta, che lo rimetto un po' così si sente meglio. Tu, Jacopo. Sì. Ok, vabbè, c'è il filo, ma sì, finta di niente. Quindi, okay, guarda, torniamo con i microfoni attivi. Sono arrivato, ragazzi, a mani vuote. Sì, qua è, c'è un po' di e vado via con tutti questi cartoni qua. L'acquisto. L'acquisto, esatto. Capito? La macchina c'hai grande. Anche ho messo anche il portapacchi, posso andare via con tutto. E questo è tutto. Ragazzi, mi è piaciuta la sorpresa? Dai, siamo riusciti anche a sistemare un po' l'audio. Io al volo, Nick, vieni anche tu, fatti vedere. Ma Jacopo, senti, fatti vedere un attimo anche tu, dai. Facciamo... Dammi il gimbal, fatti vedere anche tu, perché... ci mancherebbe. Vieni di qua. Ci manca anche te. Ma selfie col gimbal è dura. Tra l'altro non l'ho mai usato, vediamo come funziona. Guarda, se voi mi mettete un po' in qua, si vede la mia faccia e sembra che siamo tutti e quattro. Sì, bravi, così. Lasciate un po' di spazio che vediamo il faccio. Oh, ragazzi, esatto, ci siamo. La simmetria non è il massimo, ma la proporzione, ma andiamo bene. Allora, un saluto da Dado, Alfredo, Nick, un saluto a tutti. Ragazzi, da Pearl Headquarters. Ci vediamo presto. Alla prossima. Ciao, ragazzi. Grazie a tutti. Allora, facciamo uno stop. Come si fa? Ho perso la mano su queste dirette di YouTube.